ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Giusy, sono una makeup artist. Oddio, non mi ricordo se nel video di prima ho fatto la presentazione. Io sono Giusy, sono una makeup artist. No, perché poi la gente lo guarda e dice: ma chi è questa? Ma che vuole? E invece io, cioè, sempre ci tengo a dire: guarda, sono Giusy, sono una makeup artist. Non aver paura, non sono una sconosciuta. Allora, niente, questo è un fantastico video tag. Io amo i video tag, ma non mi taggano, cioè adesso mi stanno un po' taggando e questo mi fa estremamente piacere, proprio mi fa bene all'anima, degli meglio molto. E quindi mi ha taggato Van Gogh, che è una ragazza molto 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 dedita al make-up, come bene che sia. Mi piace molto come anche fa i suoi make-up, li descrive, le palette che ha tutte ha tutte le palette che io vorrei, che io desidero, che io bramo, lei ce l'ha. E quindi guardo sempre con piacere i suoi contenuti. Che stavo a dire? Ah, niente, questo è un tag sulle palette. Quindi io mi sono già messa qua un po' tutte le palette, ma sicuramente me ne sarò scordata qualcuna da qualche parte. Le domande me le sono scritte da brava amanuense quali sono, e quindi comincerei a bomba per non far durare il video 54 anni, perché già il video di prima è durato 20 minuti, già lo so, cioè anche se proverò a fare dei tagli, già lo so. Allora, la palette preferita di tutti i tempi. Oh mio Dio, la palette preferita di tutti i tempi, però di tutti i tempi significa che è vecchia. La palette più vecchia, perché di tutti i tempi, cioè già se alla prima domanda io vedo questo problema, questa difficoltà, capite che non ci siamo proprio. Allora, la palette preferita di tutti i tempi, allora, scomoda ma preferita, è la Alien. Io questa veramente la amo, perché ha dentro tutto ciò che mi serve, dei marroni, dei verdi. È fantastica, io la amo follemente, pure un viola, cioè io la amo proprio, la amo, ho detto l'amo, ma perché ecco, è stata proprio una delle mie prime palette strafaghe, comprate così cioè non per scopi professionali, ecco. E quindi questa è questa amo detta è una. Poi la palette nuova preferita, nuova preferita. Io direi che è questa di Puff. Aspettano, nuova, nuova, nuova. Fermi tutti. Ce ne sono, come di, per me valgono per una perché sono due piccole. Eccole. Sono queste qua di Huda, la Jaguar e la Python. Cioè, sono veramente spettacolose. Sono veramente meravigliose. Io le amo follemente. Queste sono le preferite nuove. La palette che tengo per ricordo, ed è l'unica che veramente non butterò mai, è la Subculture di Anastasia, cioè raga, c'ha i buchi, allora c'ha i buchi perché l'ho usata tanto, sì, ma anche perché come metti il pennello c'è una nuvola di polvere che si alza, come lo poggi, quindi ecco che il buco è anche un po' facile, diciamo, che si formi. E questa non la butterò mai, mi resta sempre nel cuore, anche se i toni di questi colori sono un po' cupi, poi con gli anni si sono incupiti ancora di più, però chi se ne frega. E la palette che tieni per ricordo quella, la palette sottovalutata. Allora, la palette sottovalutata. Oddio. E, oddio, una palette sottovalutata. Ah, forse questa qua. Questa di Lunar Beauty. Che non è stata mai, appunto, un po' sottovalutata. È vero che, come dire, è un po' vecchiotta, anche se l'hanno rifatta da poco. Cioè, ci hanno aggiunto anche dei verdi, ci hanno aggiunto dei colori. Però queste formule sono veramente valide. E poi c'ha tutti i colori. C'è la zona Cesarini dei nude, la zona dei un po' più artistic, e con questa palette c'hai tutto. Però è bella, cioè è grossa, quindi non è che tu dici me la porto in giro, e poi anche un po' sobria, quindi sì, non ci puoi fare il ritocco al ristorante, ecco. Però è molto bella, è molto valida e
Sì, secondo me questa è sottovalutata, manco se ne sente parlare più del Lunar Beauty ed è un peccato perché mi sembra che quello Mandy Moore che prima sa faceva con il signor Geoffrey Stellato e quindi mi sa che il laboratorio è lo stesso perché insomma si è fatta aiuta. Vabbè, comunque le polveri sono molto buone. Poi una palette non preferita, ma della quale non riesci a liberarti. Ce l'ho. Allora, non so, cioè, la Venus 2 di Lime Crime non è preferita, non lo so perché non è preferita, perché in realtà io l'ho desiderata tanto questa palette. E perché c'aveva questo arancione che era molto buono anche da usare come blush, insomma, boh, ah, forse beh, non mi viene di usarla, non lo so perché, boh, allo shimmer no, lo shimmer no, però ecco, non mi viene tipo da prenderla e usarla, però non la butterei mai, non lo so. Non lo so, non lo so. E quindi nel non lo so resta lì, nel non lo so. E domanda numero 6. Palette in collaborazione preferita. La palette in collaborazione. Io non ho, credo di non avere palette in collaborazione. L'unica palette che ho in collaborazione, che poi è la stessa che ha detto la nostra amica Van Gogh, è che non l'ho presa ovviamente. Scusa. È questa di Anastasia Beverly Hills. Io ho la Sultry e questa qui. Che uso molto per lavoro perché sono veramente polveri validissime, si sfumano in un secondo, non ci perdo tempo e so la qualità. E questa è l'unica che ho e quindi è la mia preferita. Però è bella, è veramente bella. Cioè, mi fa sempre piacere usarla, devo dire. Devo fare qualche look con questa paletta, è un po' che sto viola, bello, bello. Però ecco, cioè questo viola per esempio c'è anche nella Alien, quindi vabbè, niente. Allora, poi la palette preferita del 2021. 2021, che ci ha portato il 2021? E chi si ricorda? Boh. Ah, forse questa. L'ho usata fino allo sfinimento. La Mercury di Huda Beauty. Spero sia del 2021. Questa veramente l'ho usata tantissimo. Solo che avendo, cioè veramente ha una scrivenza che, cioè forse si vede un po' una cunetta qui, ma ci vuole veramente poco per ottenere quello che devi avere. E poi gli shimmer sono veramente strepitosi. È la palette che mi viene sempre da portare. Quando vado in Italia, cioè comunque lei ci deve essere sempre perché c'ha degli shimmer. Poi, numero 8, la palette che non ti aspettavi di amare. Non mi aspettavo di amare. Non lo so. Ah, ecco questa forse. La Blue Blood di insomma, di Geoffrey Stellateon, che praticamente. Io quando l'ho vista all'inizio non pensavo di amarla perché c'ha dei toni che ho detto no, ma no. E invece poi usandola mi sono resa conto della, come al solito, della qualità e quindi l'ho amata per molte cose e la uso, mi ritrovo a usarla veramente spesso, devo dire. Poi la palette che mi dà gioia. La palette che mi dà gioia, nonostante abbia tante mancanze, però una palette che mi dà gioia è la palette di sì, Anastasia, di Pat McGrath. Pat McGrath. Che veramente io quando la uso sono felice. Non mi so spiegare. Cioè, anche se ha diverse problematiche, devo dire. Ci sono alcuni colori che non, tipo questo e questo, che per 126 euro me l'hanno regalata, però per 126 euro, 130, quant'è? Però io so che
Vorrei tante altre palette di Batman, non lo so, è proprio è follia, credo, soprattutto quello. Poi, palette più recente nella mia collezione. La palette più recente, allora, credo siano quelle due di Huda Beauty. Sì, però diciamo che per cambiare e farvi vedere un'altra cosa è questa di Indash, che veramente mi trovo ad usare spesso. È veramente bella. Fatemi sapere se vi interessa un video, che ne so, una full face solo con queste polveri. Ultima domanda. Prima palette usata nel 2022. Cioè, raga, io non ho idea. Forse questa. La Wilderness di Beauty Bay. E che io voglio dire a sta palette? Niente. Bella, proprio bella. Allora, ovviamente ci sono tante altre palette che mi danno gioia, però tipo anche questa mi dà tanta gioia quando la uso, sempre di Beauty Bay, bellissima. Cioè, proprio, sai quando le apri e vedi questa serie di colori messi belli così, fa oddio che gioia. Vabbè, insomma, questo tag ti fa capire quanto poi una persona sia malata, demente. Perché si può avere gioia, sì, per una palette, sì, si può, si può, si può. E niente, quindi il tag è finito. Io taggo altre due persone, lo scrivo nell'info box, e che sono poi forse tre. Allora, sicuramente taggo Carolina Buonanno, che vabbè, sarà stata taggata da altri mille canali e vabbè, però, come dire, nel precedente video tag ho taggato delle persone che per ovvie ragioni, che ne so, non mi conoscono oppure non mi seguono, non mi hanno, insomma, non mi hanno cagato minimamente, quindi è inutile che sto a ritaggare queste persone. E se vi interessa andatevi a rivedere, ve lo metto sempre nell'info box il video, insomma, dell'altro tag. E quindi taggo sicuramente Carolina Bonanni e sicuramente l'angolino di Gloria, che è stato tanto gentile da rispondere all'ultimo mio tag, e forse Michela, che anche lei è stata taggata mille volte, però vabbè, come di almeno c'è un minimo di rapporto con chi tagghi, perché io posso ritaggare le persone che ho taggato l'altra volta e non mi hanno cagato. E però no, no, diamo meno fastidio, no? E quindi niente, trovate tutto nell'info box, anche le domande, tutto, 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 il vecchio video, tutto. E spero che questo video vi sia stato utile, no? Che vi abbia intrattenuto, può darsi. E un bacione, mi raccomando, bravi, bravi, mi raccomando, condividete, like, non vi dimenticate il like, perché io vedo veramente, cioè, le visualizzazioni, non vedo i like, ma anche il pollice verso, cioè anche mi fai cagare, capito? Schifo, brutto, buh, così. E niente, quindi ciao. Can't breathe when you with me. Know how it feels like. Intoxicated me. Know how it feels like. Oh.